Buongiorno a tutti, eccoci qua per il solito video post partita, lo faccio stamattina. Ho giocato ieri sera Palermo-Juventus, vinto 0-3, 3-0 insomma. Una partita molto combattuta e non facilissima, e questo si aspettava già prima della partita, perché un Palermo disposto molto bene in campo, molto solido, che non ha difeso malissimo, anche se la difesa forse era il punto più debole rispetto alle altre parti, perlomeno i centrali. E che sfruttava i contropiedi dei nostri errori, che come sempre facciamo. Comunque un Palermo solido e molto, molto corto, che non ci ha fatto arrivare in porta praticamente mai nel primo tempo. Anzi, nel primo tempo i tiri in porta sono 0 per gli uni e 0 per gli altri. Pertanto una partita che finisce il primo tempo in modo pari. Nel secondo tempo troviamo un gol con Mandzukic, che si riconferma un importantissimo attaccante, appunto perché sfrutta i calci piazzati piuttosto che i cross, quindi colpi di testa per fare gol. Quindi questa è la caratteristica principale di Mandzukic, ce ne siamo accorti solo nelle ultime 2-3 partite. È un giocatore che deve sfruttare la sua altezza e il suo stacco di testa, pertanto va servito in questo modo qua. Il cross di Dybala è un cross molto, molto bello, che poi finisce nella testa di Mandzukic, che impatta a rete. Il secondo tempo invece vede la Juventus sovrastare il Palermo, anche perché dopo il gol prende molta più fiducia. Il raddoppio, il terzo gol, arrivano il raddoppio all'89esimo, quindi alla fine partita quasi, e addirittura il terzo gol prima del fischio finale al 93esimo. Una partita tutto sommato noiosa, perché comunque c'è stato, come detto prima, già nel primo tempo si è vista questa situazione di stallo e di equilibrio tattico, che alla fine non ha portato a grandi cose. Quindi io mi soffermerei più che altro su i singoli, ricordando appunto che Mandzukic è uno degli attaccanti che sta facendo meglio in questo periodo, che Morata ancora non ha trovato la fiducia, e pertanto la panchina è stata riconfermata anche questa volta, ed è entrato solo nel secondo tempo e ha fatto vedere dei limiti che secondo me sono mentali, perché si ostina, più che altro fa delle scelte sbagliate nel passaggio, nel tiro, e pertanto l'ha penalizzato anche ieri, anche se poi alla fine ha fatto un assist per Zaza nell'ultimo gol. Morata secondo me deve recuperare una sicurezza mentale più che fisica, perché alla fine il giocatore è quello là, e lo scorso anno abbiamo visto quanto forte sia stato. Però è un giocatore evidentemente molto emotivo, che in base insomma, la luna che ha, la trasmette in campo in questo modo, insomma. E una cosa che ha caratterizzato un po' tutti, diciamo, sono stati i soliti errori tecnici che possono penalizzarci a lungo termine, perché se te sbagli dei passaggi facili, questi partono in contropiede, è ovvio che poi la situazione può mettersi male. Quindi quegli errori tecnici vanno, corretti in qualche modo. Bisogna sbagliare meno, fare le cose più semplici e fatte bene, e magari tentare meno volte delle giocate che possono essere pericolose. E soprattutto bisogna girare palla molto più velocemente, perché con una squadra come quella di ieri, che era ben disposta in campo e chiudeva bene gli spazi, se te giri la palla molto lentamente, questi ovviamente recuperano la posizione e il gioco, appunto come è successo nel primo tempo, resta in una fase di stasi completa. Pertanto la palla va fatta girare molto più velocemente, e anche Allegri mi pare di aver intuito che voleva questo, appunto, da quello che dicevo a bordo campo. Ritornando ai singoli, appunto, il Buffon non ha fatto niente, perché non gli è arrivato nessun pallone in porta, come tiro dico. I tre di difesa, soliti Barzagli, Bonucci e Chiellini, discretamente bene, anche se hanno sofferto un po'. Più che altro per gli errori del centrocampo davanti a loro. Bonucci non è proprio preciso in fase di impostazione, tenta tante volte lanci lunghi molto pericolosi che dovrebbe evitare. Quindi un po' meglio alla fine Barzagli e Chiellini, con Barzagli che ha preso un giallo praticamente inesistente, diciamo. Valeri molto, molto severo appunto su questa decisione. E al centrocampo Cuadrado non mi è piaciuto da esterno, questo perché sembrava. Cioè, lui è un giocatore che dovrebbe saltare l'uomo in modo sistematico, ma non l'ha mai fatto praticamente. Tornava sempre verso il centro per
scaricarlo al compagno e così. E uno che dovrebbe, per le caratteristiche che ha, saltare l'uomo, andare verso sul fondo e crossare appunto al Mandzukic di turno, cosa che non ha fatto e pertanto non mi è piaciuto. Sturaro abbastanza bene, anche perché ha trovato questo gol, molto bello tra l'altro, con una girata simile a quella contro il Napoli lo scorso anno, solo che la palla era su terra. Sturaro è in crescita, ha iniziato malino la stagione, ma dopo che ha trovato un po' di incontinuità ha fatto vedere cose molto buone. Può fare anche meglio perché qualche volta è un po' impreciso in certe fasi del gioco. Marchisio ordinato, mi è piaciuto. Pogba non ha migliore delle prestazioni perché ha un po' forse un po' di stanchezza, comunque non ha fatto grandi errori, ma non ha fatto grandi cose, ha sbagliato un paio di tiri un po' tirati un po' alla cavolo così. Evra non mi è piaciuto, non so perché, ma comunque ha sbagliato, non è stato molto incisivo in quella fascia là e rispetto a Alexandro crossa meno e pertanto il cross è dovuto arrivare poi da Dybala, appunto poi il gol, dovrebbe cercare di più cross alto quando soprattutto hai i giocatori in mezzo come Mandzukic. Dybala non ha fatto grandi cose, forse un po' la pressione per essere nell'ambiente che l'ha consacrata, quello di Palermo. Tuttavia così ha fatto l'assist però, Mandzukic molto bene, ha fatto una buona prestazione al di là del gol, quindi molto bene. Sono entrati Morata, Zaza e Lichtsteiner con Morata che ho già parlato prima, Lichtsteiner ovviamente da quando ha avuto l'operazione del cuore è diventato un altro giocatore, ha fatto bene per quanto abbia giocato poco ieri. E Zaza molto bene, come è entrato in campo era una furia, correva a destra e a sinistra e soprattutto ha trovato questo gol alla fine. Quindi Zaza è un giocatore che rivaluterei per il futuro, perché comunque Morata non sta dando grandi certezze. Mandzukic va benissimo, però Dybala si può alternarsi anche con Dybala volendo. Quindi questo è tutto. Quindi appunto la partita è finita 3-0 per noi, tre punti importanti che ci portano a 24 punti. Siamo sempre più vicini a quelle che stanno in alto, ovviamente. Questa sera c'è Napoli-Inter, pertanto vedremo come andrà a finire la situazione anche. Poi c'è anche Sassuolo-Fiorentina, quindi la classifica può essere ulteriormente cambiata da questi risultati. E la prossima partita è venerdì, Lazio-Juve, mi pare, o Juve-Lazio, insomma, una delle due. E non so se la vedrò, ma ve lo dirò. Detto questo, continuiamo così, sono quattro vittorie di fila in campionato, quattro partite di fila vinte, insomma, e quindi è molto positivo. Quindi forza Juve e alla prossima. Ciao!